Maria, Elena, Jessica, Maria Luisa, Aurelia, Loredana e tante, tante altre ancora. È lungo davvero l'elenco delle donne vittime di violenza. A Crotone, lungo il corso principale della città, il movimento Femen ha piazzato un lungo striscione con i nomi di molte donne che negli anni sono state vittime di violenza, uccise da mariti o compagni. E sempre nel capoluogo pitagorico, per l'8 marzo è tornato il camper della Polizia di Stato nell'ambito della campagna nazionale contro la violenza dal titolo «Questo non è amore». Il questore Massimo Gambino. Sempre tra la gente, oggi la giornata internazionale dei diritti della donna. Noi siamo qui presenti soprattutto per ribadire che da decenni la polizia ha presente la presenza femminile e quindi è un vanto che noi abbiamo come forza di polizia. Sono un valore aggiunto e oggi serve anche a ricordare che ci sono situazioni in cui le donne vengono maltrattate e anche sottoposte anche a volte a fatti più gravi. Al camper della Polizia di Stato ha fatto tappa il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito. Una visita sentita la sua? Beh, assolutamente sì, doverosa e sentita, prima come donna e poi come prefetto. Sono giornate importanti, però purché non sia tutto ridotto ad una giornata, diciamo, no? Il rispetto nei confronti delle donne deve essere, come dire, fondamentale, deve essere quotidiano, non deve essere solo un fiore in un giorno, ma deve essere proprio un modus vivendi, ecco, anche nei confronti dei compagni, dei figli, educarli al rispetto, solo questa è la cosa più essenziale. E per l'8 marzo anche la Commissione Comunale Pari Opportunità, attraverso la Presidente Carmen Giancotti, sottolinea. L'8 marzo è ogni giorno, in occasione di questa giornata, la giornata internazionale dei diritti delle donne, e con la Commissione Pari Opportunità abbiamo deciso di dedicare questa giornata alle donne vittime di violenza. Perché questa scelta? Questa scelta perché per quanto questo fenomeno tremendo se ne parli, se ne dialoghi, purtroppo è un fenomeno che ancora sembra non voglia fermarsi. La festa della donna, diciamo che la donna è tutti i giorni. Purtroppo viviamo in un mondo dove nel terzo millennio ancora le donne vengono discriminate. Oggi le donne hanno il diritto di vivere, di amare e di essere amate nella totale libertà, ma nel rispetto dell'essere umano.